Bentornati in collegamento con il Pala Ferrarin di Braganza in questo sabato 15 giugno, è la terza giornata delle finali nazionali Under 23, siamo nel girone B, è l'ultima partita delle qualificazioni, l'incontro vede di fronte la rotellistica Camaiore e il Seregno Hockey 2012. Le formazioni, vediamo subito nella grafica in sovraimpressione, proposta dalla regia, cominciamo con il Seregno Hockey, numero 36 Edoardo Febbo, numero 3 Mauro Fiazza, numero 34 Leonardo Lanzani, numero 9 Dario Tedesco, numero 19 Riccardo Tessarolo, 37 Giorgio Trabattoni, numero 33 Marco Tremolada, numero 30 Luca Vaghi, 18 Samuele Ceccacci, numero 12 Leonardo Reggio, allenatore signor Riccardo Alberio. Per quanto riguarda rotellistica Camaiore, numero 1 Luca Jacopi, numero 22 Mattia Del Porto, numero 7 Riccardo Belle, numero 9 Tommaso Bianchi, 11 Mattia Raffaeli, numero 23 Matteo Pardini, 70 Tommaso Tirinazzi, allenatore il signor Emiliano Brunelli. Dirige l'incontro il signor Chiminazzo, il tavolo cronometristi il signor Fontana. La partita è già iniziata, il Seregno con la classica tenuta bianco-verde. Per quanto riguarda invece rotellistica Camaiore, la sinistra della nostra postazione tenuta bianco-blu. Quintetti iniziali, mentre seguiamo le prime fasi d'attacco della rotellistica Camaiore, pallina manovrata dal capitano Matteo Pardini, poi sotto la nostra postazione Mattia Raffaelli e Riccardo Bellè, quindi tra i pali Luca Jacopi, Tommaso Tirinazzi numero 70, Matteo Pardini, Riccardo Bellè e Mattia Raffaeli. Questo è il quintetto iniziale, risponde il Seregno, ne prendiamo nota mentre siamo in diretta con Mauro Fiazza, il numero 19 che ha la pallina in questo momento, Tessarollo, Riccardo Tessarollo, poi il tanto grande conclusione dalla distanza da parte di Matteo Pardini, non trova lo specchio della porta, Edoardo Febbo riceve, prova a far tutto da solo, conclusione, respinge Luca Jacopi, pallina all'indietro a cercare Riccardo Tessarolo e non arriva a destinazione, 5 secondi, ancora uno sguardo ai quintetti in pista. Andiamo ad imbeccare naturalmente i numeri di maglia. Quattro giocatori di movimento, Edoardo Febbo, Dario Tedesco, Riccardo Tessarollo e Fiazza. Proprio in avanti Fiazza, la conclusione che però viene smorzata. Tanto per chiudere il quintetto iniziale del Seregno, naturalmente da citare anche il portiere Leonardo Reggio. Prima chiamata del direttore di gara per un fallo di squadra, signor Chiminazzo. Vediamo nel replay subito proposto dalla regia.
rotellistica, ci prova, tocco sotto insidioso da parte di Tirinnanzi. Seregno va subito in avanti dopo il pericolo scampato. Piazza Tessarollo, lascia lì per Tedesco, passaggio a filtrare che non c'è. Rotellistica subito in avanti, ferma tutto però la retroguardia bianco-verde. Fa girare pallina Raffaelli. Conclusione dalla lunga distanza, pallina alta, la conclusione di Raffaelli. E lì a due passi il direttore di gara che va a indicare il punto esatto di battuta. Riparte il gioco in favore del Seregno Hockey 2012. Tremolava che ha preso il terreno di gioco da qualche istante. Tedesco. Ancora lo scambio per vie centrali di Tedesco. Prova l'incursione, passaggio a filtrare all'indirizzo di Tessarollo. Siamo già dalla parte opposta, ancora rotellistica, prova a impostare una nuova azione offensiva. Tiro ancora dalla distanza, chiude bene lo specchio però Leonardo Reggio. Ancora una pallina sotto lo schema per il tocco ravvicinato, è appostato lì Tirinnanzi proprio davanti alla porta di Leonardo Reggio a cercare la deviazione. Questo è lo schema per il momento da parte del rotellistica Camaiora. Piazza lascia lì per il suo capitano, ancora sulla linea di metà campo, fa girasfera il Seregno. La conclusione con un palo pieno da parte di Fiazza, qua portiere battuto ma il palo ha dato una grossa mano, quindi pericolo per la porta della rotellistica che va subito in avanti con l'incursione da parte di Matteo Pardini. Cerca la giocata di prestigio, se però per fare i conti con la retroguardia della rotellistica. Ancora il tiro dalla distanza, questa volta di Trabatton, capitano del Seregno. Tocco all'angolo della formazione lombarda, pallina all'indietro, allo spazio per la conclusione, campo aperto per l'estremo difensore del Camaiore, senza problemi, sventa il pericolo. Insiste in avanti però il Seregno, sempre con il suo capitano, l'appoggio per Tremolada, non si intendono i due, poi cerca l'alza e schiaccia dalla parte opposta Tirinnanzi e c'è un altro fallo, stavolta lo commette il Seregno, secondo fallo di squadra dell'incontro. Siamo partiti da 8 minuti in questo primo tempo. Seconda gara.
questa lunga giornata di hockey qui dal Pala Ferrarin di Braganza. Attenzione, c'è l'incursione di Raffaelli, troppo vicino al portiere, non riesce a trovare il varco giusto, ma insiste la rotellistica e ancora una grossa occasione per Raffaelli, che solo davanti al portiere non riesce a trovare il varco giusto. Adesso arriva il fallo netto di Matteo Pardini. Spinta su Fiazza, l'arbitro anche in questa occasione lì a due passi. Vediamo anche il replay della telecamera bassa. Fallo tattico, nulla di pesante. Ferma l'azione e arriva il timeout chiesto dalla panchina del Seregno. Risultato fermo sullo 0-0. Come sottolinea la grafica in sovraimpressione, ci sono state però delle occasioni importanti sia da una parte che dall'altra, soprattutto il palo clamoroso con il tiro dalla distanza del capitano del Seregno, palo pieno, nulla poteva in quella occasione sicuramente Luca Jacopi. Poi qualche occasione lì davanti alla porta difesa da Leonardo Reggio l'ha creata qualche fastidio Mattia Raffaelli, che si è trovato a tu per tu con il portiere in due occasioni nitide, non è riuscito però a trovare il pertugio, il tocco finale. E gioco che sta per riprendere in questo istante. Siamo già sul punto di battuta al direttore di gara, vi ricordo il signor Chiminazzo. Tutto pronto. Tocco per Tremolada, siamo lì dietro alla porta di Jacopi. Ferma tutto. Il movimento e il tocco di mestiere per disturbare l'azione di ripartenza. Subito ravvisato il fallo dal direttore di gara. Proprio sotto la nostra postazione. Ci prova ancora questa volta il capitano Pardini, non trova compagni, quindi siamo già dalla parte opposta. La conclusione ad una mano, golasso questo da parte di Marco Tremolada. Andiamo a rivedere, va via, fa tutto con una mano. Bel gol. Quindi sblocca il risultato con 11 minuti e una manciata di secondi da giocare. Il Seregno che va subito in avanti a creare un nuovo pericolo. Non ci sta la rotellistica che prova il contropiede, spezzato però dalla retroguardia bianco-verde, ancora da buona posizione, non trova il tocco vincente Trabattoni. Passaggio a filtrare che non riesce di Tommaso Tirinnanzi. Ancora rotellistica che rimane in zona d'attacco, vuole cercare subito il pareggio. E un soffio ancora fuori, la conclusione di Tirinnanzi. Insiste la rotellistica dopo il gol del vantaggio del Seregno. Prova però a ragionare, c'è ancora tempo, la conclusione dalla distanza ancora di Pardini. La risposta di Reggio. Seregno in avanti, non c'è intesa
nel passaggio con il compagno, quindi senza problemi la rotellistica prova a impostare nuovamente un'azione offensiva, sempre ragionando però. Vediamo gli scambi di Raffaelli con il suo capitano Pardini, che prova l'incursione, stoppato il suo tiro. Andiamo dalla parte opposta, uno contro uno, occasione per Mauro Fiazza, questa volta sventa Jacopi, ancora Fiazza, siamo sulla linea di metà campo, anche il Serenio prova a ragionare, non vogliono naturalmente accelerare subito, la partita è ancora lunga, attenzione, perde una pallina, poi passaggio sporcato, propellistica che rimane lì davanti con Raffaelli, che hanno in causa ancora Pardini, esce dal retroporta ma Reggio è incollato al palo di competenza, non c'è pericolo. Attenzione, passaggio sbagliato, prova a far tutto da solo Terinanzi, non ha fortuna nella conclusione, e adesso l'abbraccio di Fiazza su Pardini che non gliele manda a dire, vediamo, è tutto lì sotto gli occhi del direttore di gara. E vediamo nel replay, lo tira giù letteralmente, richiamo verbale, invito alla calma, fallo di squadra numero 4 del Serenio, due sono a carico della rotellistica Camaiora, pallina dentro. Ancora Franco Bollato, riesce a girarsi ed è un gran gol anche questo, con le spalle diciamo al muro riesce a girarsi, vediamo subito nel replay, questa volta non perdona Tirinanzi. Bella rete. Naturalmente la difficoltà stava nel riuscire a trovare il varco con le spalle alla porta, ci è riuscito nonostante fosse praticamente francobollato, lì il portiere proprio non la vede uscire, nulla può Leonardo Reggio, e quindi risultato di assoluta parità 1-1, 7 minuti e 58, time out in corso, naturalmente i due allenatori hanno qualcosa da sistemare. Partita anche molto tattica, movimenti precisi, la rotellistica che in diverse occasioni ha cercato il tiro dalla distanza per cercare la deviazione sotto porta, più invece elaborata la manovra del Serenio, che però in qualche occasione con tre passaggi, tre tocchi è riuscito a presentarsi davanti alla porta difesa da Luca Jacopi, creando più di qualche circostanza, qualche grattacapo. Eccoci qua, Serenio quindi subito in avanti, però viene fermato dall'attenta difesa della rotellistica Camaiore, proprio dall'autore del gol del pareggio, e adesso viene fermato a sua volta, riparte Serenio in avanti. Eccolo lì il passaggio pericoloso due volte, poi c'è il tocco distinto con la mano da parte di nuovo entrato Mattia Del Porto. Sembrava rigore, episodio particolare questo. Pallina, forse la pallina era già alta, il direttore di gara la dà alla rotellistica Camaiore per un tocco precedente. Non ci sono proteste, quindi giusta anche la lettura, pallina alta, distinto giocatore spazza via con la mano.
rotellistica che si ripropone subito in fase d'attacco. Raffaelli ci pensa un po', poi va a servire tiri innanzi all'angolo, deve uscire pallina all'indietro, lavora sulla linea di metà campo la rotellistica, poi finta il tiro, ancora pallina dentro, dritta, non aggancia questa volta tiri innanzi, e lui l'uomo d'area, l'uomo che sta lì davanti. Tremolada ci prova lo scambio con Trabattoni, ancora pallina in mezzo, pericolosa, questa arriva troppo veloce, non riesce la deviazione al volo da parte di Vaghi. Eccolo qua, pallina dentro, grossa occasione questa per il capitano Giorgio Trabattoni, a tu per tu con Jacopi. Non c'è respiro, siamo già dalla parte opposta, prova la conclusione il capitano della rotellistica, nulla di fatto. Poi Lanzani, passaggio che non filtra, come non filtra il passaggio di Pardini, con una fotocopia. E adesso siamo già ancora dalla parte opposta, senza problemi, controlla Luca Jacopi. Prova a mettere un po' di ordine adesso nella retroguardia. Dal porto sempre per Pardini, fa tutto da solo, poi l'ultimo tocco va a travolgere il difensore Lanzani. C'è la chiamata del direttore di gara per il fallo di squadra. Rivediamo. Si rialza, può riprendere il gioco, fallo numero 4. Serenio subito a cercare il varco in avanti. Non c'è tanto spazio in questa fase di gioco, devono lavorare anche per vie esterne. Le due squadre, pallina deliziosa messa lì in mezzo per Lanzani, non riesce a dare potenza alla conclusione. Dalla parte opposta una sfera invitante in mezzo per il nuovo entrato Tommaso Bianchi. Seregno con Trabattoni, ancora sulla linea di metà campo. Siamo all'angolo, pallina indietro, non c'è spazio, poi un passaggio a filtrare nel traffico, tutto fermato dalla retroguardia della rotellistica. 5 secondi, non riesce a liberare la propria metà campo, quindi sfera che ritorna nelle racchette del Seregno. Nelle partite a seguire nel pomeriggio ci ritroviamo alle ore 16. Oggi pausa pranzo meritata per tutti, dopo il Tour de Force di giovedì e venerdì. E intanto torniamo a seguire questi ultimi tre minuti qui dal Pala Ferrarin di Breganze, con Seregno che fa tutto bene, manca però la parte finale. Tremolada, la sua incursione
verso la porta di Jacopi. Poi si combatte un corpo a corpo che il direttore di gara giudica questa volta in favore della rotellistica. Ed è il quinto fallo del Saregno. Anche i falli di squadra cominciano a salire naturalmente nell'ottica di parità nel secondo tempo, potrà essere un fattore importante e entrambe le squadre comunque per il momento si equivalgono, stanno cercando di prevalere. C'è tempo, c'è tutto il secondo tempo e più questi 2 minuti e 30 secondi del primo. Intanto si difende bene Saregno che prova la ripartenza in avanti, accenna la conclusione ma ci ripensa. Poi pallina lì indietro da parte di Lanzani. Siamo sotto la nostra postazione con Vaghi, lo scambio l'1-2. Con Febbo, poi c'è una spinta regolare dal direttore di gara, insiste il Saregno ma sta attenta alla retroguardia della rotellistica che non lascia passare. Prova a insistere in avanti la rotellistica, non filtra il passaggio del capitano che viene fermato, poi c'è il fallo da parte di Tommaso Bianchi e va a spezzare una probabile ripartenza. Qualche istante il gioco sta per riprendere con il quarto fallo, quindi il tocco del Saregno. Febbo riceve, va subito a smistare dalla parte opposta. Adesso Riccardo Tessarollo. Pallina all'indirizzo di Edoardo Febbo, tiene spera, prova a pensare a qualche soluzione, la trova in tremolada. Pallina all'indietro ancora per Febbo, mette in mezzo, riceve con un 1-2 pericoloso sotto porta. Febbo lo ferma, Luca Jacopi molto attento e poi rotellistica in avanti, l'incursione fa tutto da solo il capitano Matteo Pardini, subito pronto il replay, vediamo, salta l'avversario, finta e tiro all'incrocio, nulla può Leonardo Reggio, quindi si porta in avanti la rotellistica Camaiore con il suo capitano Pardini. 2-1 e 30 secondi da giocare in questo primo tempo. Partita che comunque rimane in bilico, c'è tutto un secondo tempo per il Saregno come c'è tutto un secondo tempo per la rotellistica per allungare. Attenzione, ci prova il Saregno, chiude tutto la retroguardia, 9 secondi, va via in velocità, tocco dietro, ci pensa un attimo il direttore di gara che sembrava orientato verso il cartellino blu, vediamo, c'è il tocco da dietro, fuori campo il direttore di gara, ma noi abbiamo una visuale un po' più ampia. Ci ha pensato un attimo forse per estrarre un cartellino, poi ha giudicato la giocata agonistica e quindi finisce il primo tempo con il vantaggio della rotellistica Camaiore per 2-1 sul Saregno Hockey 2012. Noi ci fermiamo un attimo a risentirci fra qualche istante.
tutto pronto per la ripresa, secondo tempo della gara fra la SD Rotellistica Camaiore e ASD Seregno Hockey 2012. Il risultato, vi ricordo, è sul 2-1 in favore della Rotellistica. Marcatori nel primo tempo tiri innanzi e Pardini per la Rotellistica, mentre per il Seregno tremolava. Manca ancora qualcosa nel rettangolo di gioco, manca esattamente il direttore di gara, che è cosa di non poco conto, quindi attendiamo il suo ingresso in pista. Signor Chiminazzo, vediamo che forse sta arrivando. Quindi 20 minuti per finire con questo girone B, la fase eliminatoria. In questa terza giornata, vi ricordo, siete collegati con il Pala Ferrarin di Braganza, finali nazionali Under 23. Campionato interessante per molti, per vedere soprattutto i futuri talenti e giocatori che stanno già cancando le piste di Serie A2 e di Serie A1. Intanto la partita è iniziata con la palleggiata lunga di Mattia Raffaelli. Adesso il Seregno con Tedesco prova a impostare, non aggancia, purtroppo Fiazza, quindi la sfera torna nuovamente nelle stecche della Rotellistica. Fallo tecnico dei 5 secondi, punizione già battuta. Il capitano della Rotellistica accenna alla conclusione, poi vede che è tutto chiuso, ci ripensa, torna sui propri passi, va a cercare il solito tiro innanzi, non arriva a destinazione la sfera, si può innescare il contropiede di Seregno, la conclusione prova lo specchio della porta Fiazza. Ci pensa Raffaelli, tiene sfera, scambia dalla parte opposta, passaggio pericoloso, arriva a destinazione, poi c'è la conclusione da parte sempre del solito Tirinanzi. Prime battute del secondo tempo, ferma tutto il direttore di gara, gioco che riprende. Tocco ancora in favore della Rotellistica. Poi tiro dalla lunga distanza, c'è una deviazione, tiro sporcato. Andiamo a vedere il replay, vediamo la conclusione dalla lunga distanza. Forse c'è il tocco sotto, vediamo nella telecamera bassa, è difficile, pallina è veloce. Tiri innanzi, forse tocca, forse no. Fatto sta che la Rotellistica si porta sul risultato di 3-1. Non ci sta il Seregno, che prova subito a rimediare. Sembrava una conclusione lì abbastanza innocua, invece il tocco sotto, o perlomeno anche il gesto, ha messo fuori causa Leonardo Reggio. E intanto ancora Rotellistica che rimane lì davanti con Raffaelli, che va a impostare nuovamente per il suo capitano Pardini, marcato stretto
da Vaghi, di porta via pallina, lo stesso Vaghi che viene in avanti, poi scambia dalla parte opposta, la mette lì in mezzo, arriva prima Jacopi, ancora Serenio, insiste, Fiazza, e a conclusione non ci sono problemi per Luca Jacopi che spazza via con il guantone. Poi è Tedesco, scambia dalla parte opposta con Fiazza, viene giù sulla via laterale, non trova compagni, quindi ancora indietro la pallina, prova l'incursione senza successo però Tedesco. Rotellistica prova ad insistere, perde pallina, attenta questa volta alla retroguardia del Serenio, Febbo lascia lì per Vaghi dalla parte opposta, sotto la nostra postazione ancora Fiazza riceve, non ci sono spazi, schierata la retroguardia della rotellistica, rimane ferma nella sua zona un rombo misto uomo, vediamo adesso all'angolo, recupera, prova a ripartire ancora il capitano Matteo Pardini, anche lui non trova compagni, deve tornare sui propri passi nella linea di metà campo, intercettato il passaggio, poi rimedia ancora pallina della rotellistica, non riesce a filtrare all'interno dell'area, fermato tutto dalla retroguardia del Serenio che adesso prova a riproporsi in avanti, pallina dentro, non c'è fortuna nel passaggio, questa volta la rotellistica può ripartire con la conclusione avventata del capitano, attenzione, poteva essere un pericolo quello creato da Febbo, non ne approfitta per l'attenzione anche di Luca Jacopi, attento tra i pali, ancora Serenio che insiste, la conclusione, rimedia in qualche modo la retroguardia della rotellistica, nuova conclusione da parte di Fiazza, sempre attento però tra i pali Luca Jacopi, adesso studia la situazione il capitano della rotellistica, la trova con l'incursione, il tocco dentro, non riesce però a girarsi lì davanti, tiri innanzi, e rotellistica che disinnesca una azione offensiva, poi ci sono i 5 secondi, la chiamata del direttore di gara e il time out chiesto dalla panchina della rotellistica, 13 minuti e 30 da giocare in questo secondo tempo, è l'ultima partita del girone di qualificazione, girone B, sempre in diretta dalla Ferrarin di Braganze, Braganze che ha organizzato queste finali nazionali Under 23, cominciate per l'appunto giovedì, abbiamo visto delle partite molto interessanti, questa mattina alle 9 il Braganze allenato da Fausto Pozzan ha avuto vita facile con i cugini del Montecchio Precalcino, vittoria netta. Tabellone già comunque ben definito, nel pomeriggio inizieranno sicuramente le partite che cominceranno a dare qualche indicazione importante. Gioco che sta per riprendere. Tutto pronto quindi per la ripresa di questi ultimi 13 minuti e 30 secondi, poi la pausa, noi ricominceremo alle ore 16, ma prima di chiudere vi faremo il riepilogo di quanto accaduto con le grafiche e con le classifiche.
e naturalmente con il tabellone delle partite del pomeriggio. Rotellistica in manovra di sfera con Riccardo Bellè, la pallina per Tirinnanzi, ancora raccolta la sfera da Bellè, però non riesce a passare per qualche istante, si bisticcia lì a centrocampo, non ne approfitta né il Seregno né la rotellistica, però ha il merito di riprendersi la sfera. Attenzione anche qua, qualche incomprensione di troppo nel passaggio. Chiede scusa naturalmente al proprio compagno, forse anche naturalmente è normale che un po' di stanchezza si fa sentire. Si gioca sempre nei 20 minuti per tempo, però con partite molto ravvicinate. Bisogna saper recuperare energie fisiche, ma anche e soprattutto mentali. Intanto attenzione il Seregno che prova subito in avanti per cercare di accorciare le distanze. Vaghi sotto la nostra postazione. Pallina all'indietro. Conclusione stoppata di Fiazza, contropiede della rotellistica, alza la pallina, non riesce a filtrare. Lamenta il colpo Raffaelli, dice che è tutto regolare il direttore di gara. Ancora il Seregno, questa volta tra battoni il capitano che cerca il passaggio per il tocco sotto porta. Fiazza con una mano trova lo specchio della porta e viene fuori ancora una volta la retroguardia della rotellistica, che deve liberare in 10 secondi, spazza via in qualche maniera, quindi pallina fuori dal rettangolo di gioco. Si riparte con un tocco in favore dei biancoverdi del Seregno. Proprio sotto la nostra postazione il capitano lascia per Piazza dalla parte opposta, prova la conclusione, un tiro a passaggio da parte di Luca Vaghi, nulla di fatto. Raffaelli, la sua incursione fermata con pallina fuori, tocco in favore del Camaiore effettuato. Prova a liberarsi Tirinnanzi, anche lui però viene fermato. La conclusione quindi dalla distanza da parte del Seregno, che tiene possesso di pallina, manovra insistita in avanti della formazione lombarda. Per il momento non riesce a trovare Varchi neanche in questa occasione. Tremolata, stoppato da Jacopi. Poi il diagonale fuori da parte di Raffaelli, che trova lo specchio della porta. Adesso Seregno che prova a accelerare i tempi per cercare di recuperare lo svantaggio. Non trova Varchi, deve pensare Tremolada, poi lascia lì per Fiazza che cerca una improbabile girata, stoppato. Pallina che comunque rimane nelle racchette dei biancoverdi del Seregno. Ancora Tremolada va a scambiare dalla parte opposta il tiro dalla distanza del solito Fiazza, a cercare il tocco sotto del compagno. Tocco arriva invece da parte della retroguardia della rotellistica, pallina che finisce fuori dal rettangolo, già battuto. Poi ancora il diagonale del capitano Trabattoni, è lì fermo, ci pensa un po', aspetta il compagno, non riesce a concludere. Poi Fiazza dentro nuovamente, un palo esterno, ora Fiazza tutto regolare, ferma la retroguardia della rotellistica Camaiore, che va a riproporsi in avanti.
la manovra ancora di Tirinnanzi in favore di Raffaelli. Tirinnanzi non trova compagni, ci pensa, deve liberarsi della marcatura stretta anche Raffaelli, che prova a involarsi verso la porta di Jacopo. Jacopi senza successo, però bello lo scambio in velocità fra Fiazza e Vaghi, che era lì a due passi. Gli manca il tocco vincente. Tirinnanzi ancora fermato da Fiazza, 1-2 ancora Fiazza, non si scompone. Luca Jacopi rimane fermo in posizione, però adesso occasione clamorosa, ma veramente clamorosa, di Marco Tremolada, che da due passi la alza troppo, gli poteva fare veramente male. Arriva il time out, questa volta è la panchina del Seregno a chiederlo qualcosa da registrare. 3-1 intanto il risultato. Deve sicuramente adesso spingere un po' di più il Seregno se vuole recuperare lo svantaggio, quindi questi ultimi 8 minuti e 30 secondi da giocare per cercare di riequilibrare perlomeno le sorti dell'incontro. Camaiore che potrà eventualmente sfruttare qualche apertura se Seregno decide di rischiare qualcosina in più. Gioco che sta per riprendere in questo momento. Questa è l'ultima partita dei gironi di qualificazione. Girone, questo è quello B. Dopo vedremo come andrà a comporsi il quadro dei quarti di finale. Sarà molto interessante, quindi nel pomeriggio dalle ore 16, vi ricordo, sempre in diretta dal Pala Ferrarin di Breganze. Allora, tutto pronto per la ripresa del gioco. Rotellistica in possesso di sfera con il suo capitano Matteo Pardini. Pallina dentro a cercare il nuovo entrato con il numero 22, Mattia Dal Porto. Va a rifiatare un attimino qualche giocatore, anche mister Elia Guidi. Panchina leggermente più corta a quella della rotellistica, e questa nell'economia di una finale naturalmente va a pesare. Intanto Seregno torna in possesso di sfera, lancio lungo a cercare Tremolada, controllo di sfera, pallina all'indietro, adesso a ricevere Trabattoni. Ci penso un attimo, Trabattoni, poi lo scambio dalla parte opposta per Fiazza. Si lavora sulla linea di metà campo, ancora Trabattoni, la conclusione volante, nulla di fatto. Rotellistica riprende per qualche istante il controllo, attenzione, ancora l'occasione di Trabattoni che va alla conclusione ravvicinata, molto attento però tra i pali ancora una volta Luca Jacopi, che non si fa sorprendere. Prova ad alleggerire in avanti adesso la rotellistica, si combatte sulla balaustra corpo a corpo, tutto regolare, quindi Seregno con Fiazza, tiro alto, prova la soluzione personale. Pardini, pallina in fondo per la bella girata da parte di Mattia Raffaelli, anche Leonardo Reggio fa buona guardia. Prova ad alzare il baricentro anche la rotellistica per non farsi pressare nella propria metà campo, ma attenzione qua, sbaglia il disimpegno, lascia lì una pallina importante questa volta per
Fiazza che trova ancora l'opposizione tra i pali di Jacopi. Prova a mettere ordine adesso Tirinanzi con il possesso palla, lascia per Del Porto. Del Porto quindi per Raffaelli, ancora Raffaelli, Tirinanzi, in linea di metà campo. C'è un fallo ravvisato dal direttore di gara, un blocco non contemplato dal regolamento, già ripartito il Seregno con Tessaroio, poi la conclusione della distanza senza tanta fortuna. Prova adesso il Seregno a dare pressione e, come dicevo, deve comunque scoprirsi. Qui può approfittare la rotellistica Del Porto. Prova a saltare l'avversario, ci riesce, fa tutto bene, viene stoppato al momento del tiro. Siamo già dalla parte opposta con il Seregno, il tiro pericoloso da parte di Tremolada. È ancora una volta insuperabile Luca Jacopi. Fiazza stoppa con la mano a terra, non si può, c'è il rigore, episodio che può essere decisivo, può cambiare il volto. Vediamo la chiamata del direttore, la parte finale, chiamata del direttore di gara. Pallina fermata a terra in piena area, quindi sarà tiro dal dischetto e occasione per il Seregno di riaprire la partita a 4 minuti e 37, momento decisivo. Siamo sul 3-1 in favore della rotellistica Camaiore. Attenderemo gli sviluppi di questo penalty, mentre le ultime indicazioni da parte dei due allenatori inquadrati alla panchina della rotellistica Camaiore. Indicazioni di Elia Guidi, subito pronto per la ripresa del gioco. Sul dischetto ci va Mauro Fiazza a sfidare Luca Jacopi. Ancora qualche istante, c'è da asciugare anche la pista. Conciliabolo, vediamo Fiazza, Chiminazzo, tutto pronto. Il fischio del direttore di gara, la conclusione, la grande risposta di Luca Jacopi. Tirato centrale, l'alza e schiaccia di Fiazza che prova subito a rimediare. Ancora Seregno, rimane lì davanti, prova a dare maggior pressione. Ecco il contropiede, si apre un varco non sfruttato dalla rotellistica. Quindi ancora Seregno che va a riprendersi la sfera con Tremolada. C'è adesso naturalmente da dare più velocità al gioco, qualche errore di più. C'è capitano Pardini, prova a rimettere un po' di ordine nella geometria del gioco della rotellistica. Passaggio a filtrare che non va. Ancora la retroguardia del Seregno va a innescare la nuova puntata in avanti con Fiazza. Non ha la sfera di ritorno da parte
Tessarollo, quindi sfuma anche questa incursione, nulla di fatto. 3 minuti da giocare, in questo istante si apre una prateria lì davanti per Mattia Raffaelli che alza troppo la sfera. Qua poteva proprio chiudere la partita, non ci è riuscito, occasione nitida. E nuovo time out, questa volta di 30 secondi. Come dice il tabellone, esatti, 3 minuti da giocare. Falli di squadra, si sono fermati, 6 sono quelli del Saregno e 5 ne ha commessi la rotellistica Camaiore. Ormai non c'è più il tempo, ammesso che non succedano cose clamorose, per arrivare al decimo fallo. In 3 minuti ci sarà la gestione sicura della rotellistica, che cercherà di tenere il baricentro alto per non favorire naturalmente la pressione del Saregno, che deve per forza cercare di accorciare a breve. Quindi gioco che sta per riprendere, siamo nell'area del Saregno. Febbo sotto la nostra postazione, Tremolada, attenzione, pallina che rimane lì in maniera pericolosa, la carambola dietro la schiena di Jacopi, complice anche il tocco del palo, non entra la sfera, ancora tocco in favore del Saregno. Tedesco viene fermato, arriva ad Armanforte, anche Lanzani però non riesce il controllo della sfera, quindi ancora rotellistica, rimane alto il baricentro per cercare di smorzare la pressione del Saregno, che va a riprendersi la sfera, poi prova a far tutto da solo ma viene fermato in fase di contropiede anche Tirinanzi. Può ripartire Saregno, attenzione, adesso è lì a due passi. Marco Tremolada che riesce a metterla dentro da due passi, rivediamo. Ci pensa un attimo, poi trova il varco giusto. Non era proprio convinto che la pallina fosse entrata, ma l'arbitro ha visto benissimo. Questa volta Luca Jacopi non è riuscito a fermarla, quindi cambia il risultato qui al Pala Ferrarin. Sempre avanti la rotellistica Camaiore per 3 reti e 2, quindi 1 minuto e 20 secondi infuocato. Tocco sotto e qua arriva la beffa. Gol che viene dato a Riccardo Bellè. Vediamo quanto è successo dalla distanza. Il tiro non tocca il proprio compagno sulla conclusione di Bellè, vediamo dalla telecamera bassa. Arriva però quel tanto che basta per distrarre Leonardo Reggio e gol del 4-2, gol importante. Il momento di maggior pressione del Saregno, è un gol questo che un po' ti spezza le gambe perché eri lì in fase di rimonta, nulla di fatto, quindi però c'è ancora 1 minuto da giocare, attenzione, Saregno non molla, Vaghi, la conclusione, attenta alla risposta da parte di Jacopi, ma vediamo il rotellistica come immaginavo. Va a sfruttare adesso gli spazi.
47 secondi, ancora la conclusione a tu per tu a porta vuota, insiste e grande parata di da parte di Luca Jacopi, sembrava un gol fatto questo. Poi sulla linea anche il difensore della Rotellistica che va a tirare via una pallina che era già dentro. Ancora Seregno insiste. 25 secondi. Non trova compagni, quindi deve tornare sui propri passi vaghi. Capitan Pardini prova a spazzare. Non ci riesce. Febbo mette dentro. Non controlla Tedesco, quindi recupera la retroguardia della Rotellistica che fa passare secondi preziosi, 4 ne mancano, prova a liberare, finisce qua con il risultato finale, quindi Rotellistica Camaiore batte Seregno per 4-2. Bella partita, ci siamo divertiti, soprattutto nel finale dove Seregno ha provato a ripartire, a cercare di recuperare lo svantaggio. Decisivo per la Rotellistica, Tirinnanzi, autore di una doppietta, poi Tremolada nel primo tempo per il Seregno e anche nel secondo tempo, risultato quindi di 4-2. Chiedo indicazioni adesso alla regia se arrivano le grafiche, eccole qua le grafiche finali quindi della fase eliminatoria. L'Hockey Braganza nel girone A con 12 punti comanda la classifica, Pumas Viareggio con 9, il Giovinazzo con 6 punti, un punto per il Montecchio Precalcino e un punto per l'Azzurra Novara. Per quanto riguarda la classifica finale del girone B, l'Amatori Modena con 8 punti, Seregno Hockey con 5 punti, Sarzana con 5, Rotellistica Camaiore a 6 punti, quindi è la seconda in classifica, e il Bassano 54 chiude con un solo punto. Adesso andiamo a vedere la composizione quindi dei quarti di finale, nel pomeriggio, quindi Pumas Viareggio Hockey Sarzana, Seregno Hockey naturalmente con l'AFP Giovinazzo, Braganza in attesa della vittoria di queste due e Modena in attesa della vittoria fra Pumas e Sarzana. Direi che con questo